Ciao amici di Menwow, benvenuti! Bene, anche oggi procediamo a un nuovo entusiasmante unboxing. Di cosa si tratta? Guardate che bel pacchetto è arrivato. Non c'è scritto niente sulla confezione. L'apriamo ormai con queste aperture facili a strappo che non ti danno neanche la noia di prendere alcun tipo di coltellino. Eccole qua. Di cosa si tratta mai? Converse, bene ancora, un bel paio di Converse per noi, è arrivato qui a Menwow. Eccolo qui, questa è l'etichetta di riso di Converse. Le mani le disinfettiamo perché il cartone era abbastanza zozzo. E cosa ha preso il vostro Menwow? Il vostro Menwow ha preso un'edizione limitata Converse firmata da Kim Jones per Chuck 70, quindi Kim Jones chi è? Non lo conosco neanche io, però da quello che leggo sul sito Converse è un designer britannico che è stato invitato a mettere il suo genio, la sua creatività per creare un modello Converse un po' più particolare e che ho trovato molto bene. Vedete scritto sulla scatola Kim Jones. Bene, vediamo il modello in questione, qual è? Tutto bello impacchettato su Converse ed ecco la prima scarpa. Wow, che bella! Infatti si vede che è un'edizione speciale, particolare. Ecco qui le Converse in questa colorazione avorio, bianco avorio, beige, non so come definirla, ricoperta da questo strato siliconato che dà una maggiore, ovviamente, originalità al modello Converse che vedete. Bene, questa è molto molto bella, devo dire, esteticamente la qualità è alta, sono scarpe comunque vendute a 160 euro di listino, adesso in offerta a 69 euro, 69 euro e qualcosa, quindi 70 euro sono in vendita. Sono in vendita sia nella colorazione che vedete, sia in quella nera e bianca. Io preferisco questa perché Converse comunque è secondo me sinonimo di primavera estate, di scarpe da utilizzare soprattutto in primavera estate, quindi un bel colore chiaro che va davvero con tutto questo tipo di scarpa, non può mancare nei vostri armadi. Devo dire che la qualità è davvero altissima, sto notando il puntale Converse è quasi da scarpa da trekking perché è molto molto duro, resistente. E quindi garantisce sicuramente una protezione delle vostre dita notevole, perché devo dire è una scarpa molto rigida nella parte bassa e frontale e quindi molto molto bella. Bene, adesso le proviamo subito queste scarpe, vediamo come vanno. Hanno una linguetta però rispetto ad altre Converse senza dito, sì, senza i fermi, quindi un po' ballerina come linguetta, ed è meglio invece avere belle ferme le linguette. Adesso le misuriamo. Il vostro Menwow le vuole misurare però sul tappeto perché è meglio sempre avere la possibilità di prenderle se non dovessero andare bene come misura o non dovessero piacerci. Bene, le sto allacciando. Questi Kim Jones, in ogni caso esteticamente Converse è una garanzia, le scarpe non possono deludere, per chi ama già Converse sono scarpe sempre sempre molto belle da indossare e facilissime da abbinare, oltre che devo dire sono molto resistenti in generale le Converse, tutte le Converse che ho avuto sono durate anni e anni alla grandissima. Ecco, le abbiamo indossate. Bene, da vicino, scusate. Eccole qui. Io ho usato un pantalone corto da caviglia, come vedete, e questo è l'effetto della scarpa. Che ne pensate? Beh, devo dire, molto belle. Molto, molto belle. E ovviamente la vestibilità è la stessa come per tutte le Converse, quindi se avete già comprato più volte Converse, ovviamente il numero è quello
devo dire, la vestibilità è la stessa, quindi ovviamente non dovete comprare tranquillamente online scegliendo il numero che abitualmente utilizzate senza rischi di sbagliare taglia. Bene, insomma, questa è la scarpa. Che ne pensate? Vi piacciono? Beh, a me sì, piacciono molto. Bene, amici di Menuao, quindi Converse, una garanzia, scarpe bellissime, scarpe comode, scarpe indistruttibili e che pagate a un prezzo, anche in questo caso, molto onesto se approfittate dei saldi che copiosamente ci sono sul sito Converse o in tutti i negozi di articoli sportivi. Benissimo, la scarpa è molto bella, è rifinita bene, c'è tanti dettagli interessanti e va davvero con tutto. Un abbraccio, amici di Menuao, a presto!